Wayla, sono Marco, riconosciuto con il mio nome e siamo qui per fare un piccolo aggiornamento della situazione e soprattutto per vedere come sta andando questa nuova sfida, diciamo, di fare questi trade settimanali, cioè tradando i settimanali su Bitcoin. Quindi vediamo un attimo il punto della situazione, perché in teoria adesso siamo usciti dal trade long. E c'è stato anche uno scarico. Allora, perché c'è stato uno scarico? Ci sono vari motivi. Allora, innanzitutto il mercato americano è aperto da poco, quindi ancora deve un attimo capirsi, perché quando c'è la prima ora di trattazione, insomma, non è che insomma, si può capire esattamente qual è l'andamento. Bisogna aspettare un attimo lo svolgimento della giornata. Poi ci sono vari indicatori che non, insomma, sono un pochino bearish, per dire l'indice del dollaro, guardate. L'indice è il DXY, praticamente l'indice della forza del dollaro su tutte le altre valute, che ha fatto uno spike al rialzo fortissimo. E il punto è che il dollaro è molto forte in questo periodo, però non è che il dollaro è forte in sé, è come dire, è il migliore dei peggiori. Cioè, l'inflazione anche sul dollaro è alta, sono usciti i dati all'8,5% proprio l'altro giorno. Quindi dici, vabbè, l'8,5% di inflazione è alto, cioè è alta e quindi dovrebbe essere scarso il dollaro. Sì, ma il problema è che le altre valute vanno molto peggio. Vanno molto peggio, è quello il problema. E come vedete, cioè, siamo proprio in un periodo, cioè, di rialzi pluriennali. Guardate, stiamo andando a toccare i massimi di marzo 2020, quando c'è stato il crash. E questo comunque non è solo per i fronti delle valute, questo è anche un indice che i mercati non sono tanto sani, cioè la gente piuttosto che investire preferisce metterli nel dollaro, quello è il problema. E in più c'è le valute, quelle là, che sono, dovrebbero essere insomma competitor più forti del dollaro, che guarda caso, per esempio l'euro, che sta facendo schifo. Noi siamo partiti che facciamo schifo di nuovo, capito? C'è poco da fare, apriamo un euro dollaro qualsiasi, guardate, siamo proprio ai minimi, appunto ai minimi di, cioè vedete inverso praticamente il grafico, siamo ai minimi, siamo quasi in parità e continuiamo a scendere, beh questo è chiaro, comunque la Fed ha fatto un minimo anche di politiche, diciamo, di rialzo dei tassi, noi in Europa facciamo straschifo, non, cioè cosa facciamo, rialziamo i tassi che comunque siamo messi malissimo. Adesso c'è stato, guardate che scarico, queste cose poi si impattano sui prezzi e soprattutto dei mercati finanziari che sono quotati in dollari, praticamente quasi tutti. Quindi comunque però c'è stato uno scarico, ora c'è una ripresa e adesso vediamo, diciamo, comunque questo è un indice che l'euro fa schifo, insomma la zona euro sta andando malissimo, non c'è proprio speranza, ecco, per ora. Però c'è anche da dire che siamo, per quanto possa contare, perché siamo o ai minimi o inverso ai massimi, vedete, di una sorta di ciclo pluriennale. E quindi magari prima o poi, forse anche già a breve, visto anche comunque uno spike un po' troppo esagerato, secondo me, del dollaro, cioè insomma, sì, adesso proprio in questo momento specifico, non so, ovviamente, cioè, noi siamo solo dei poveri retail, non è che possiamo sapere esattamente cosa sta per succedere. Però mi sembra uno spike un po' esagerato, cioè nel senso cosa è successo di particolare, non lo so, non lo saprei di preciso, so che adesso se vogliamo vedere un po' di news, praticamente c'è anche la questione della Finlandia e della Svezia che vogliono entrare nella NATO e la Russia già ha posizionato dei carri armati al confine, per carità speriamo che non succeda niente del genere perché non è più l'Ucraina qua, si tratta della Finlandia e della Svezia, cioè... Iniziamo proprio a essere Europa e sarebbe veramente una cosa grave, anche perché poi cosa fanno, che fine fanno, c'è anche la Lettonia, l'Estonia, la Lituania, c'è un casino, casino, speriamo. Io spero che ci lasciano in pace almeno per un mesetto, anche perché, per sempre, perché comunque questa situazione sta degenerando e magari è anche per questo che l'euro crolla, perché sta degenerando la situazione e l'euro e il dollaro sale. Vediamo, vediamo, poi c'è anche da dire che allora dovrebbero crollare anche gli indici, eccetera. Sta crollando, infatti, sta crollando. Allora aspetta che metto un attimo pausa perché devo fare un po' di operazioni. Eccoci qua, ho settato un paio di stop perché effettivamente qui stavo un attimo vedendo un attimo la situazione, infatti, se magari rientrare o no, perché stavo controllando il Nasdaq. Comunque noi sul nostro trade settimanale siamo usciti. Adesso
ritorniamo in quello che stavo dicendo. Allora, il Nasdaq comunque tutto sommato ha fatto un brutto scarico ed è per questo che stiamo scendendo, vedete. Però questa alla fine è una chiusura di un giornaliero, cioè nel senso qui probabilmente è partito, vediamolo su un grafico un po' più pulito. Allora, questo è il futures è ovviamente sporco perché ci sono tanti movimenti che avvengono in orari non del mercato generale, no? Infatti se mettiamo i volumi, per capire, no? Adesso sono i volumi. Eccoli, vedete i volumi. Per far capire, cioè, quanto senso ha le trattazioni qua, nulle praticamente, perché qui è quando si aprono i mercati e vedete i volumi che entrano in futures, cioè se no altrimenti no, non hanno senso. Ecco, queste diciamo sono le vere trattazioni. Ecco, queste sono le vere trattazioni. E qui si può dire che in questo punto qua alla fine c'è stato uno scarico brutto, che cosa sta succedendo, il panico. Ma tutto sommato questa si può anche pensare come una chiusura di un giornaliero, tutto qua. Alla fine ha fatto il suo movimento, allarmi su allarmi, ha fatto il suo movimento, adesso si sta chiudendo il suo giornaliero. Questa diciamo è la sostanza, quindi per ora non è che ci sarebbero delle super bandiere rosse, cioè insomma super red flag, però comunque questo scarico non è carino. L'indice del dollaro che ecco sta riprendendo a salire, non è carino neanche questo. Il petrolio che ha fatto un altro piccolo spike comunque a livelli alti. Vediamo il gold comunque è ancora decente. Niente, bisogna un attimo valutare la situazione. Comunque noi cosa abbiamo fatto con il nostro trade settimanale? Che adesso Bitcoin sta scendendo, se va di nuovo sotto i 39 praticamente abbiamo finito. Settimanale per noi è finito completamente, ci ha fatto guadagnare un minimo, ma la situazione è già volta al peggio, perché guardate che scarico che sta avendo. E quindi adesso magari anzi vado anche a settare qualcos'altro, un secondo. Rieccomi. Bellissimo sto video in cui succede di tutto mentre registro. Niente, allora, stavamo facendo delle ipotesi su appunto il fatto che eravamo in questa zona qua proprio all'inizio del video, guardate che roba. E stavo facendo delle ipotesi sul fatto che adesso saremmo andati a vedere magari la chiusura di questo giornaliero del Nasdaq, che in teoria sta chiudendo qui. E poi rivalutavamo l'azione. Il problema è che l'azione si sta volgendo veramente male. Cioè, ho capito io che siamo correlati, però alle volte, tra l'altro, Bitcoin fa anche un po' d'anticipatore. Anticipatore della situazione. E adesso, comunque, in ogni caso, correlati o no, sicuramente dopo questa azione qua saremo correlati bearish. Quale sicuramente? Perché comunque abbiamo perso tutto il movimento. Mettiamo un grafico un po' più, un time frame più ampio, cioè qui abbiamo perso praticamente quasi tutto il movimento. Questo era il nostro, diciamo, bottom, e questa è diciamo la nostra area di bottom, no? E abbiamo fatto un tentativo di rialzo ed è stato subito riassorbito in maniera grave. Dopo quanto? Dopo il terzo giornaliero. Per questo è il primo giornaliero, questo è il secondo, questo è il terzo giornaliero e la chiusura ha già breccato di brutto al ribasso. Cioè, teoricamente, diciamo, teoricamente siamo ancora marginalmente rialzisti, perché togliamo un po' di sghiribizzoli. Togliamo un po' di sghiribizzoli. E magari mettiamo a questo punto un time frame un po' più basso. Ecco, allora, teoricamente la struttura non è ancora compromessa. Mettiamola così. Perché comunque, sicuramente questa è la chiusura del settimanale, questo è il primo giornaliero, questo è il secondo giornaliero e adesso stiamo andando a chiudere il terzo. E teoricamente siamo anche nei tempi giusti per chiuderlo, cioè un giorno, 3 ore e poi magari può esserci comunque un rimbalzo, ok? Il problema è che allora innanzitutto adesso è inutile stare qua a aspettare, sì, chiude, c'è il rimbalzo, perché magari adesso in 5 minuti ti fa una roba del genere, capito? Whoop. E poi sì, ti fa il rimbalzo. Quindi non mi piace il break di questi 40k. Anzi, non mi piaceva già il break di questa zona, era al limite. Qui eravamo ancora al limite perché eravamo in questa zona qua. Cerchiamo di fare degli scarabocchi un po' più decenti, dai. Ecco, diciamo che già il break qui era un pochino fastidioso. Infatti, noi avevamo lo stop qua. Noi avevamo lo stop qua. Infatti, magari dopo apro l'email proprio per dire quello che ho detto. Noi avevamo lo stop qua. Siamo entrati in circa 39,5, avevamo stop qua, che ormai uscivamo e rivalutavamo, quindi vabbè,
non ce la siamo giocata male. Però, beh, insomma, anche se c'era uno stop qua, poi si poteva rivalutare. Arrivare qua giù era ancora accettabile, diciamo accettabilino, non il massimo, non il massimo. Diciamo che ancora quest'area di top qui magari poteva farci un rimbalzino, ma già il ritracciamento non era bello. Il ritracciamento non era bello perché se andiamo a prendere tutto il movimento, tipo dal massimo qua al minimo, già qui eravamo praticamente in bear flag perché avevamo già perso il 0,5 e avevamo toccato il 0,6618 e non era per niente bene. Non era bene, cioè vabbè, comunque siamo dei giornalieri, sono movimenti repentini, quello che volete, però già la situazione non mi piaceva più, non mi piaceva più. E adesso praticamente abbiamo perso tutto. Abbiamo perso praticamente tutto il movimento e siamo solo al terzo giornaliero. La spinta che abbiamo avuto è stata solo questa. E purtroppo, dico purtroppo, adesso vediamo cosa farà il Nasdaq, che il Nasdaq sta scendendo di brutto anche lui adesso. Non si sta neanche lui riprendendo. Vedete, anche se qui potevamo immaginare una chiusura del giornaliero, però poi fa un po' quello che gli pare, magari scende ancora. Ora che aspetti il rimbalzo, cioè, te la pigli, capito? Ora che aspetti il rimbalzo, dici, sì, ma prima o poi rimbalza. Prima ti fa una candela così. Magari in 5 minuti perché c'è panico. E poi sì, aspettiamo che rimbalzi, dai, facciamo, vediamo che magari adesso sì, ma adesso ce lo fa rimbalzo, come no? Ci fa rimbalzino. Quindi inutile, inutile, bisogna mettere lo stop. Bisogna mettere stop e chiudere. Io quello che avevo fatto adesso è che io stavo comunque qua rivalutando le posizioni sulle altcoin. Che io comunque qui avevo iniziato a prendere delle posizioni sulle altcoin. E pensavo comunque, beh, aspettiamo a chiuderle. Vediamo un attimo la price action, anche perché appunto eravamo vicini alla chiusura qua del giornaliero sul Nasdaq. Abbiamo fatto comunque uno scarico, magari c'era un rimbalzino e poi valutavo se tenerle o no. Il problema è che quando mi fa così, non mi fido più. Cioè io quando ho visto questa cosa qua in diretta ho detto devo andare a chiudere le posizioni. Ho chiuso tutte le posizioni sull'alti, al buio, cioè chiuso il mercato. Perché adesso può andare di male in peggio. Lo sappiamo com'è, alla fine siamo bearish adesso, c'è poco da fare. Non siamo riusciti neanche qua a prendere dei minimi livelli decenti. Neanche un minimo livello decente siamo riusciti a prendere. Cioè, questo è il nostro praticamente settimanale ribassista che si è chiuso, diciamo, qui. E non è, cosa abbiamo fatto praticamente? Niente, non abbiamo fatto niente, non abbiamo fatto nulla. Cioè, la partenza qua, abbiamo fatto praticamente il nulla. Cioè, abbiamo fatto un rimbalzino del gatto morto, se guardiamo sul giornaliero. Non siamo neanche arrivati al 0,3.8, cioè almeno il target minimo, diciamo, per poi stare un po' tranquilli, sarebbe dovuta essere almeno questa zona qui, cioè. Tipo almeno, anche se poi magari ci fosse stata una continuazione bearish, diciamo, almeno aver fa fare un movimento del genere, diciamo, un altro giornaliero rialzista, arrivavamo in questa zona qua, ce la giocavamo, poi se dovevamo essere bearish magari scendevamo di nuovo, ma invece purtroppo è molto peggio di così. Purtroppo è molto peggio di così perché a questo punto non avendo preso neanche questa zona, avendo fatto un rimbalzino insulso, settimanale volge male, volge ribassista. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Comunque noi ce la siamo portata a casa, perché vado magari a aprire l'ultima, una delle ultime email, vedete? Inizi europei partiti forti, in realtà sembrava, quindi non credo ci sarà un ritracciamento, ma partiremo subito a rialzo, certo, come no. Però il bello di queste cose è che anche se tu hai una view, tu ci hai messo il stop take profit, no? Abbiamo messo lo stop take profit a 40.780, vedete? Questa era l'idea, cioè questa magari è una zona di seconda entrata long, oppure alla rottura si poteva entrare long. Cioè eravamo già long, noi vedete qua eravamo già long a 39.500. Poi facoltativo se non voleva entrare nel secondo long, io sinceramente l'ho chiuso subito il secondo long, infatti adesso d'ora in poi se devo fare la contabilità conterò solo il primo long, perché secondo, cioè, se uno poi vuole rientrare eccetera, poi la strategia diventa troppo complicata. Quindi sostanzialmente adesso cosa aggiornerò? Noi siamo entrati a 39.500
e siamo usciti a 40.780. Comunque, ci siamo fatti un minimo di escursione. Purtroppo non granché, anche perché comunque questo si parla di posizioni di breve e di medio termine, diciamo. E le posizioni hold soffrono, stanno soffrendo. Adesso cosa farò dopo questa situazione qua? Adesso, vista la malparata e visto comunque che abbiamo dei punti di riferimento, adesso la mia ideologia sarà bearish. Bearish, cioè cosa faremo adesso? Adesso noi siamo usciti e rimaniamo flat per un po', perché bisogna capire cosa sta succedendo, no? Dopo essere usciti comunque con profitto, comunque con 1200 dollari di profitto, diciamo, faccio tipo una size standard un Bitcoin, faremo tutti i conti di come sta andando questa strategia. Dopo essere usciti con profitto, adesso cosa facciamo? Adesso sicuramente tutta la struttura sta volgendo bearish. Allora, teoricamente, ripeto, i minimi non sono ancora stati violati, però qui abbiamo perso troppo, troppo momentum, abbiamo perso troppo. Quindi la mia idea, quale sarà adesso? Adesso sarà di cercare magari di vedere quando e dove ci sarà rimbalzo, perché comunque dovrebbe esserci un minimo di rimbalzino, può essere anche un rimbalzino in sus, come quello che abbiamo visto qua. Controllerò il Nasdaq, controllerò la chiusura del Nasdaq giornaliera. Cosa combinerà come chiusura? Perché comunque vedete chiusura qui, ma sta ancora scendendo, quindi non sta andando bene, no? Controllerò come si comporterà dopo successivamente al rialzo o meno, e a quel punto potremo valutare uno short. Ad esempio, se adesso noi facciamo una move del genere, no? Vediamo, fa degli esempi. Adesso noi facciamo. Adesso facciamo un altro scarichetto. Ipotesi, andiamo in questa zona qui, poi andiamo in questa zona qua, no, lateralizziamo, ecco qui, valutiamo magari di vedere se è possibile fare un'entrata short, ad esempio, con ad esempio non al top, perché comunque anche qui i rimbalzi possono essere aggressivi, cioè alla fine puoi anche farti così, cosa ne sai? Cioè, nel senso, ora la view è bearish, però non è che noi abbiamo la sfera di cristallo. Questa è la realtà. Bisogna comunque vedere, ad esempio, un segno di inversione. Adesso noi abbiamo la view bearish perché siamo partiti con un settimanale. Siamo al terzo giorno che doveva spingere. Ha spinto, diciamo, il terzo. Infatti, il quarto sta andando malissimo. Quindi, qual è la nostra view? La nostra view adesso è bearish. Perché? Perché comunque si vede dalla price action che stiamo facendo schifo. Questa è anche la sostanza, senza stare là a prendere grandi elementi tecnici. Quindi, avendo una view bearish, cosa facciamo? Aspettiamo appunto magari un possibile rimbalzo. E non è che entriamo così alla cieca, perché entrare così alla cieca è come entrare qui alla cieca, no? Quindi aspettiamo un rimbalzo e poi vediamo se si inizia a scendere, magari possiamo tentare un'entrata con i primi segnali di inversione, con lo stop loss sopra al top. No, mettiamo un colore che si vede di più, che sto rosso non mi piace. No, quindi questo è il nostro piano per ora. Aspettiamo il minimo, vediamo un rimbalzo, vediamo quanto alto sarà il rimbalzo, perché poi bisogna anche andare a calcolarlo. Ad esempio, facciamo degli esempi. Quanto alto sarà il rimbalzo? No, adesso qui teoricamente facciamo finta di essere al minimo. Arriviamo qui, rimbalzo è insulsissimo. Arriviamo qui e già scendiamo da queste parti. Boh, possiamo già dire che questo era il top e faceva schifo. Possiamo già provare a fare un'entrata e mettiamo lo stop qua sopra. Arriviamo qui dove l'ho messo io, guardate. È sempre insulso, è sempre insulsa è la cosa. Perché comunque, cioè, non è neanche lo 0,5. Non è neanche lo 0,5 minimo per dire magari andiamo in equilibrio, no? Quindi se arriviamo qui, uguale, uguale, facciamo una mossa del genere, arriviamo qui, scendiamo su 0,32, diciamo, ah, qui entriamo, stop loss qua sopra, no? Viceversa, se dopo invece andiamo un po' più su, allora vedi che bisogna rivalutare, perché se prendiamo già certi livelli, non scendiamo di brutto, ma lateralizziamo, allora bisogna rivalutare. È inutile entrare short, che comunque abbiamo già recuperato parecchio e non abbiamo neanche perso certi livelli, no? E questo comunque sarà il nostro piano. Io vi dico che dopo questa move qua mi posiziono bene. Cioè, non è che se vedo ad esempio una cosa del genere, anche riprendendo i tracciamenti, cioè, anche se vedo una cosa del genere, tipo che mi fa così e va a 0,61 o addirittura così,
io non rientrerò, cioè non cerco un'entrata long comunque, non la cerco più, perché ormai settimanale si è comunque secondo me completamente, non dico vincolato al ribasso perché in realtà doveva magari scendere sotto questo minimo, però secondo me è completamente compromesso in fase long e bisogna solo cercare gli short. Quindi andando a vedere questa situazione che sta volgendo per il peggio sostanzialmente, vediamo allora, visto che non volevo, cioè non aveva senso farlo prima, ma adesso sì, vediamo allora in senso giornaliero che cosa ci possiamo aspettare. Che cosa ci possiamo aspettare? Allora, qua anche il Nasdaq in realtà non è che abbia perso la struttura, perché ha fatto il primo, cioè ha chiuso il bottom settimanale qua, era partito però sta facendo schifo anche lui, quindi c'è il rischio che si riscenda di nuovo, anche col Nasdaq che si va di nuovo in un settimanale di bassista. E sarebbe di nuovo una cosa molto grave. Comunque, vediamo, senza stare qua a guardare il Nasdaq, guardiamo Bitcoin cosa potrebbe farci. Allora, quali sono le view? Allora, la view, diciamo, meno, diciamo, super bearish, è che comunque non abbiamo ancora chiuso questa struttura trimestrale. E ci manca magari ancora una settimana, qualche giorno, no? Allora, a questo punto potrebbe anche esserci una sorta di settimanalino di raccordo, diciamo, o comunque quei classici movimenti insulsi che abbiamo visto più volte, per dire una roba del genere, vedete? Piccolo movimentino così, che poi raccorda un nuovo ciclo, sostanzialmente. Che non sarebbe neanche male, nel senso che adesso magari facciamo semplicemente qualche giorno così insulso di lateralità. Una robettina così, whoop, ci raccordiamo e poi si riparte per il nuovo trimestrale. Ovviamente questa è una delle view migliori, io credo anche sia la più probabile a questo punto, sinceramente, però rimane comunque una delle view migliori, perché altrimenti c'è sempre la classica view peggiore in assoluto, che noi qui non abbiamo chiuso l'annuale con questo minimo. E quella è la view peggiore in assoluto. Vuol dire che adesso noi dobbiamo ancora andarlo a chiudere. E questa è una cosa molto grave, perché se dobbiamo andare ancora a chiudere con una sorta di minimo, vuol dire che adesso si parte con una struttura pesantemente bearish che ha fatto puff e va giù nel profondo del blu, sempre più giù, e ci fa un nuovo minimo. Che non è da escludere purtroppo. Non è da escludere, non è da escludere, per questo bisogna stare attenti. Io adesso, anche con le posizioni di lungo termine, se mi brecca adesso questo livello qui, anche con le posizioni di lungo, inizierò a scalare, purtroppo. Inizierò a scalare perché dopo il rischio di mega sciacquone, purtroppo, è possibile che vada a chiudere tutta questa struttura, cioè anzi non solo quella struttura, proprio tutta questa struttura, vada a chiuderla e poi si vedrà. E questo praticamente è stato, si può dire, il massimo del semestrale. Cioè, questo qui è un top che già così ce lo teniamo per chissà quanti giorni, cioè potrebbe succedere una roba del genere, per dire. Andiamo a chiudere male, molto male, e poi da queste parti facciamo un rimbalzino e poi il resto è un mistero, però capite che se c'è una struttura del genere e noi ce la portiamo avanti un mercato bearish per chissà quanto, io spero veramente che non sia così. Mi piacerebbe pensare non sia così, mi piacerebbe non vedere questi view, però è molto possibile, cioè non è che tipo sì, vabbè, ma magari crasha, magari no. È una view probabile, è una view probabile, quindi se a me adesso mi brecca questo livello qui, io esco anche con delle posizioni hold del lungo termine. Esco con delle posizioni di lungo termine e dici, vabbè, al massimo se poi mi fa una mossa così, tipo va giù e poi riprende, perché comunque magari ha fatto questa sorta di raccordo tra due trimestrali e poi riprende bene, e al massimo io le andrò a ricomprare in questa zona qua. Ecco. Avrò perso 1000, 2000, 3000 dollari di escursione, però è come avevo fatto il video bearish in questo periodo qui, che dicevo più o meno le stesse cose. Io mi metto short,
se poi mi brecca qui rientrerò, ma se mi brecca qui e fa così, ragazzi, ciao, cioè mi prendo una di quelle sberle che la metà basta. E in più, comunque, se non sono pronto, ovviamente, se si scende qui, ad aprire degli short pesanti. Sì, aprire dei short pesanti, che adesso magari facciamo una strategia sul settimanale, come abbiamo detto, diciamo di trading in questo modo qua. Cioè, cambiamo punto, vediamo il rimbalzino dov'è, vediamo dove arriva, vediamo come si inverte e magari apriamo degli short. Però se ci iniziamo a perdere anche questo minimo, cioè, soprattutto se lo perdiamo subito, cioè, se iniziamo a far così, così, tac, 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 lo perdiamo. Vedete, c'è il tempo che dici, vabbè, magari ha chiuso il settimanale qui, 10 giorni, magari non va più giù. Ci sta. Allora non è che dici apri gli short pesanti, perché come tempistiche può esserci chiuso il settimanale, ne parte un altro, quindi non, magari ti rimbalza da un momento all'altro. Ma se noi siamo solo, neanche al terzo giorno del settimanale, capito? E già ti fa così. Ma se anche fa così, cioè, ciao ragazzi, ciao. Si va tutto in ribasso qua. Speriamo non sia così. Vabbè, è stato carino questo video, diciamo con le mie vedute live in tempo reale. E speriamo che non sia così. Speriamo che di non essere così bearish. Perché anche se uno apre gli short e guadagna gli short, a me a shortare Bitcoin non mi piace, B vendere non mi piace, C non mi piace vedere il mercato cripto scendere. E D si guadagna sempre più dai long che dai short, perché un long se ti fa per 2 fai 100%, se ti fa per 3 ancora di più. Uno short, per quanto puoi scendere, non scendi mai il 100%, cioè non è che arriviamo a zero. Un short ti fa in escursione del 5, 10, 15%, è stata brutta, una discesa brutta, sì, però quando ti fa un per 2 è un po' più carino come long, no? Quindi anche se uno è bravissimo negli short, è in bull market che ci guadagna di più. C'è poco da fare. Vabbè, per questo video è tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao!